La storia di Lancia nelle corse è una delle più emozionanti di sempre e ormai è consacrata alla leggenda. Siamo a Verona Legend Cars, ripercorriamo insieme le tappe di questo mito inossidabile. Il nostro viaggio nel mondo delle corse Lancia parte da qui, dalla mitica Fulvia HF. La squadra corsa è diretta da Cesare Fiorio, c'è poco budget e quindi l'auto è impressionante perché rimane molto di serie ma ha doti telaistiche e dinamiche incredibili, quindi con poche modifiche e con questo motore 1.6 diventa subito competitiva e vincente. Questo è il modello detto fanalone, la Fulvia con le vittorie diventa un modello di successo, l'auto dei sogni di tantissimi giovani italiani, ma con le vittorie arrivano anche nuovi budget e la squadra corse Lancia diretta da Cesare Fiorio è pronta per il grande salto in avanti. Ed eccolo qui il vero capolavoro della squadra corse Lancia, un'auto da corsa fatta e finita, è la Stratos, motore Ferrari Dino a 6 cilindri, diventa subito un'arma micidiale che conquista 3 titoli Marche iridate a metà degli anni 70. L'esemplare che vediamo qui con la indimenticabile livrea all'Italia è stato guidato, pensate, da Sandro Munari e Walter Rohr. Questa versione aveva un motore a 2 valvole per cilindro in grado di erogare 280 cavalli. La Stratos, un sogno, un'auto quasi imbattibile che spaventò i francesi aggiudicandosi 3 vittorie al Rally di Monte Carlo consecutive. Ed eccola qui l'ultima Lancia a 2 ruote motrici, è la 037, ogni volta che la vedo mi fa ancora ribollire il sangue, il suo motore centrale era sovralimentato con un compressore volumetrico Rutz, qui vediamo l'apertura da cui imprigionava l'aria e il telaio era geniale perché era realizzato con tubi d'acciaio e in caso di incidente poteva essere ripristinato molto velocemente dai meccanici semplicemente sostituendo il tubo danneggiato. Un'auto velocissima e molto competitiva che nonostante la trazione sulle sole ruote posteriori riuscì a battere più volte le temibili Audi 4. Tantissime le gare vinte, tra cui un mondiale costruttori e poi tanta emozione perché l'esemplare qui esposto è stato guidato da Miki Biasion in persona. È il 1979 e la squadra corse Lancia decide di abbandonare il mondiale rally per lasciare spazio alla Fiat 131 Abarth. Inizia una nuova avventura per il marchio italiano che si butta nel campionato sport prototipi, nelle gare endurance. Nasce così la micidiale Beta Monte Carlo Turbo. Un'auto che anche in questo caso i tedeschi si ricordano bene perché fu da subito vincente e riuscì a battere le Porsche interrompendo un dominio che durava fin dal 76. Lancia ci ha preso gusto con le competizioni di durata ed è arrivato il momento di fare sul serio. Siamo nel 1982 e nasce la LC1, un'auto sempre per le corse endurance, ancora oggi molto attuale nell'aerodinamica e che porta a un nuovo livello la tecnologia di sovralimentazione turbo. Pensate che dai 2 litri della Beta qui siamo passati a un piccolo 1.4 4 cilindri, ma che grazie alla sovralimentazione con i turbo compressori riusciva a sviluppare 430 cavalli in gara. Il telaio di quest'auto era sviluppato niente di meno che da Dallara. C'è un aneddoto interessante perché Patrese al volante di questo prototipo subì un incidente terribile a Nürburgring e il roll bar che vedete in queste immagini gli salvò la vita. Inutile dirlo, anche in questo caso un'auto da subito competitiva, pensate che perse il titolo iridato per un errore di calcolo del muretto Lancia e perse per soli 2 secondi. Il capolavoro delle corse endurance di Lancia però arriva nel 1983 con la LC2. Guardate, le forme sono ancora attualissime nell'aerodinamica, sembra uno dei prototipi di oggi. La particolarità stava però nel motore, che era un 8 cilindri fornito da Ferrari e preparato niente di meno che da Abarth. Veramente spaventosa la potenza sviluppata da questa LC2 perché grazie a 2 turbocompressori riusciva a sviluppare 680 cavalli in gara, ma il pilota muovendo un
manettino apposito all'interno, riusciva a ottenere, pensate, 1000 cavalli in qualifica, roba da far venire i brividi. Fu l'unico prototipo a tenere testa alla micidiale Porsche 956-962, ma che non riuscì a ottenere i successi sperati più che altro per problemi di affidabilità del motore. Ma la sete di polvere è la vera vocazione della squadra Corse Lancia, quindi nel 1986 si torna nel mondiale rally e lo si fa in grande stile perché nasceva la S4. È la prima auto da rally firmata Lancia con la trazione integrale. Il suo motore, con soli 1.8 litri di cilindrata, però sapeva sviluppare, pensate, 500 cavalli, una potenza poderosa resa possibile grazie al complesso sistema di sovralimentazione. Ormai i Lancia sono esperti di queste tecnologie e basterà un anno per consacrare la Delta S4 come una vera e propria leggenda del gruppo B. La S4 infatti gareggiò soltanto tra il 1985 e il 1986, ma fece veramente il pieno di successi. Pensate che sulla S4 Mickey Biasion conquistò la sua prima vittoria in una gara iridata. Finita l'era delle mitologiche gruppo B dopo i tragici incidenti della stagione 86, Lancia continuerà a vincere i rally anche nel gruppo A grazie alla leggendaria Delta integrale, prima con motori a 8 valvole, poi 16 valvole, ma sempre più vincente. Qui la vediamo anche nella spettacolare versione Safari, in particolare questo esemplare partecipò alla Dakar e subì anche un terribile incidente di cui l'auto riporta ancora i tragici segni. Tanti si chiedono perché la Delta integrale è passata alla leggenda. Beh, perché sotto il suo nome, con la sua dinastia, Lancia ha conquistato 6 titoli costruttori. 18 dicembre 1991 la Lancia diffonde un freddo comunicato stampa. Dopo 10 titoli mondiali rally vinti, la squadra Corse chiude definitivamente i battenti. Quindi una storia che finisce in maniera triste, ma ormai un marchio consacrato al mito, alla storia, alla leggenda.